L'arcivescovo metropolita di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, in visita nella sede di Antenna Sud a Francavilla Fontana, accolto dal nostro editore Domenico Distante e dal direttore editoriale Pierangelo Puzzolo, ha incontrato i dipendenti della nostra emittente televisiva e della Distante SURL. Un'occasione importante di riflessione legata all'impegno sociale svolto costantemente sul territorio dall'arcivescovo, che proprio in questo mese di novembre celebra i 10 anni della sua nomina a Taranto, avvenuta il 21 novembre del 2011. Un confronto cordiale e costruttivo nella sala conferenze e poi il messaggio a coloro che si occupano di comunicazione. La buona notizia si deve comunicare, anche perché siamo di fatti circondati dalla pandemia che non è finita, da tanti problemi, però la missione che noi abbiamo, che io sento mia, ma che deve essere di tutti, è di far fiorire il bene, di far fiorire il dialogo tra le persone, l'accoglienza, l'attenzione, non dimenticarci dei problemi che bisogna risolvere, ma soprattutto chi ha il compito della comunicazione. È facile mettere in rete tanti disastri che accadono, cose cattive, brutte, e poi però bisogna pure ridare speranza, scovarle, stare con i piedi a terra e scovare il bene dove esiste e metterlo in evidenza e dire che è possibile il cambiamento. È la comunicazione che nasce dai fatti e che nasce dall'essere sul pezzo, sul territorio. Questo titolo, consumate la suola delle scarpe, siate presenti in mezzo alla gente. Monsignor Santoro ha poi visitato la torrefazione dove viene prodotto il caffè Fadi, un marchio della nostra terra, mostrando interesse e attenzione quando l'imprenditrice del settore, Fabiola Lagrotta, ha illustrato le varie fasi che portano alla produzione finale del caffè. Infine, donata a Monsignor Santoro una vignetta realizzata dal noto Nico Pillinini, cui lavori appaiono ogni settimana sul settimanale Lo Ionio, edito dal gruppo editoriale Domenico Distante.